cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok. Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Vedo qualcosa laggiù. Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci, tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano... malvagia. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ci interessano. Deve essere il Tempio d'Anelli. Anche ad Alfheim hanno le vasche di sabbia. Leggo. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Ma non vedo rune nei paraggi. Cerchiamola. Torniamo alla barca. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Davanti, nemici! Oh!
seguo a ruota. Occhio! Attenzione! Siamo! Atreus, da me. Ok, arrivo. Teniamoci lo stretto. Attenta la
Ah? Ma cos'è? Mamma era una guerriera, dice Sindri. Anche lei era in guerra. Più o meno. La sua famiglia fu decimata dai nemici. Sopravvisse solo lei. Divenne una guerriera. Ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo spietato. Per questo chiese a Sindri e Brock di costruirle l'ascia. Aveva la forza di brandire una tale arma e la saggezza per usarla a fin di bene. Lei scelse di proteggere i deboli. Quindi aiutò gli elfi. No.
Ce ne sono altri. Bene. Ci serve qualcosa per passare. Laggiù c'è qualcosa. Hai mai conosciuto altri che sentivano le voci? Conobbi dei marinai che, quando non rimase più nulla da bere, si dissetarono con l'acqua di mare. Credevano che le sirene, creature malvagie che cantavano dalle isole vicine, fossero le mogli e le figlie che li chiamavano a casa. Erano un pericolo perché ci portavano verso gli scogli. Ma poi cosa avete fatto? Li gettammo in mare. Oh, meno male che non ho bevuto acqua di mare, allora. Già. La porta blu. Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Sta attento. Che fanno? Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. È il pascuro! Che occhio! Mamma mia! Padre, ora! Possiamo riparare il ponte da laggiù. Stai pronto! Non credo proprio.
problema hanno con noi? Noi non siamo di qui. Aspetta, combinati insieme così, sembrano una specie di runa. Ma non ha senso. Vieni, alla vasca di sabbia. Nient'altro qui. Forse dovremmo ricontrollare la vasca di sabbia. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te, io sono la vita più pura. Sì, è l'acqua. Ehi! Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. Log. Che succede? Wow, guarda qua! Padre? Sì? Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita! Atreus, basta! Sembra diverso. Guarda quelle corna. Dietro di me. Non è un buon segno.
Preparati. Cosa? Andiamo! Padre, sembra interessante.
Atreus, seguimi. Scusa, mi sono distratto. Come il corridoio condurrà al tempio? Lo scopriremo. Avevi torto prima. Oh. Conosco bene la voce di mamma. Era lei. Lei se n'è andata. Non parlarne mai più. Bene.
Scappa, ragazzo! Qui non si passa. Peccato che la corda della strega non funzioni più. Padre, guarda laggiù. Sicuro che la strega stia bene. Spero che non sia morta per aiutarci. Sapeva ciò che faceva. Ok. Altra roba. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito.
Nava Paolo! Che ne dici? Hai ancora molto da imparare. Beh, eccolo qui. Guardaci le spalle. Lassù! Vedi? La stai congelando! Geniale!
spazio. Cerchiamo di salire. Uno in più per la collezione. No, la luce non crea solo ponti. Questo potrebbe riportarci in cima. Guarda, la porta blu, ci siamo! Non mi abituerò mai a camminare sulla luce solida. La porta. Non c'è apertura. Cosa? C'è un problema. Questa porta non si apre. Ehi! Ma perché mettere una porta allora? Ehi! Vieni, cerchiamo un'altra entrata. Altre campane. Deve esserci una cassa normana.
Ancora quel nano. Sindri. Di qua. Ehi, Sindri, daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare in questo momento. Caspita, avete ucciso un antico? Sì. È stato difficile? Sì. Questo è tutto ciò che potete darmi? Sì. Che posso fare per voi? Poi ricordati di respirare. E per il giovanotto? Ah, che desideri? C'era altro? Fatemi pensare. Qui, ragazzo. Un altro. Questa gigantessa è una strega. Si chiama Groa. Aveva delle visioni. Odino l'ha uccisa per un libro. Ci siamo! Cannatura! Lo sapevo! È finita.
sono attaccati. Cosa dice? Sì. Dall'oscurità proteggi la luce. Non ci sono riusciti tanto bene, vero? Laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Guarda, un elfo chiaro. Cosa sta facendo? Oh no! Perché lo uccido?
Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta, a noi la nostra. Andiamo! A sinistra! Male. E ora? La luce è vicina. Cerca il modo di entrare. Funzionato. Altri ponti di luce. Seguimi. Incubi! Nemico ucciso!
stai ricreando i sentieri. Dove andiamo? Sembra troppo difficile. Forse possiamo trovare la luce altrove. No, dammi un momento. Essere qui. Taci. Hai sentito? Sta allerta, è vicino a me. Ehi, quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Padre! Tranquillo. L'ho bloccato. Usa il pugnale. Ci è mancato poco. Non devi dirlo. Oh, è appiccicoso. Ghinanuna! Un altro! Sta indietro! Sì, siamo vicini alla meta, ma dobbiamo essere cauti, hai capito? Sì. Lì, quando cadrà, sii pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Salta ora! Ok! Attento! Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco! D'accordo! Continua a tirare! Io sgombro la strada! Ok!
Riduci l'intervallo tra i tiri. Non era preciso e senza fretta. Ci sono molti bersagli, non li mancherai. Sono ovunque. La strada stretta annulla la superiorità numerica. Concentrati. Male. Sto bene. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti, sta cantando. Sento la sua voce! Te l'avevo detto che era lei! Pensi che sia lì dentro? Ah! Ah! Oh, quanto fa male! Sembrava che la mano andasse a fuoco! Resta qui. Ma io... Resta... qui. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forte. Succede. Fei. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui su. Atreus. Solo con lui. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Io sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Lui non mi insegna niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui, non te. Ma... non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Se ci proverà, io ci proverò. Ma se non lo farà, ti prego, torna. Lo so che ci sei.
Aspetta! Torna da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo, sono stato via pochi... momenti. No! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare. Mi hai lasciato solo. Di nuovo! Di me non ti importa! Io... ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Sì. Guarda, ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è inutile. Ragazzo, l'arco. Tienilo. Al segnale, scocca la freccia sulla roccia. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. La scala è bloccata. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto.
vista! Illuminerò il cristallo se trovi l'angolo di tiro. Cerchiamo di ritornare su.
ragazzo. Guarda, la porta blu che non è una porta. È una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Lo vuoi portare dappertutto? Perché no? Invece di depredare un tempio sacro, forse potremmo andarci. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiederò. Ora puoi arrivarci. Io sono pronto. Forza. L'uomo più grande o l'albero più alto, sempre da me iniziano soltanto. Stupidi enigmi. Che significa? Seme. Ricorda la forma. Sì, lo so. Continua. L'uomo più grande o l'albero più alto, sempre da me iniziano soltanto. Sì, è seme. Stupidi enigmi. Porta.
aspetto. Stare qui è una perdita di tempo. Muoviamoci. Vabbè. Sembra che vi prepariate per un lungo viaggio. A Midgard c'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato nel suo deposito personale. Pieno zeppo di tesori trovati durante le sue avventure nei regni. In tutti i regni? In quali è stato? E cosa ha riportato a casa? Fafnir era un collezionista compulsivo di artefatti magici. Più ne otteneva e più ne desiderava. Per lui non esisteva regno troppo rischioso, né cimelio troppo pericoloso. Una volta si è avventurato a Niflheim per una cote, pensate. Ah, doveva essere una cote speciale. Questa storia ha un senso? Sì che ce l'ha. Guarda caso, ho la pietra d'accesso del deposito di Fafnir. Potreste trovare qualcosa di utile lì dentro. Forte, grazie Sindri. Ma prego. E se per caso trovaste quella cote, beh, sarebbe proprio carino da parte vostra riportarmela. Vi consiglio di stare attenti se state andando al suo deposito. Ci sono stato più di un secolo fa e vi si era annidata ogni genere di sporcizia. Non credo che sia più pulito dopo 100 anni di incuria. Non si arrabbia il tuo amico se lo derubiamo? Oh, no, per niente. È morto, credo. Oh, mi dispiace. No, non ti dispiacere. Queste cose succedono se si viaggia tra i regni collezionando preziosi artefatti che non ti appartengono. Al lavoro! Cosa posso fare per te? Se hai bisogno di qualcosa, sarò nei paraggi. Bene, l'elfo con le corna è tornato. Che cosa vuole adesso? Odio quel tizio. Lui tornerà. Dobbiamo per forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Non c'è modo di salire, lo sai? Lo so. Bene, non ci vedo quasi più. C'è luce, accontentati. Laggiù.
Se tu tenessi la luce in alto, potrei vedere dove tiro. Usa l'udito. Adattati. Lo fa. Vuoi portare quel cristallo ovunque come l'ultima volta? Se serve. Yeah!
ragazzo. Tira. Lo so come... Finalmente, useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Voglio andare via da qui. Ok, difficile, davvero.
No, non ci credo. Cosa diceva? Che abbiamo fatto un grave errore. Non dovevamo aiutarlo. Io? Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Thank you.
Ti ricordi la risposta? Sì, certo. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Atreus. Lascia stare. Ok.
Era lei. Nella luce. Chi? Lo sai. No, non c'è. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore. Ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella luce, mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo, se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Un attimo, no, sì, entrate.
Fatevi sentire! Padre, ho una confessione da fare. Quelle voci che sento... Beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. Per questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? Promesso. Abbiamo la luce, a Midgard. È pazzesco pensare che tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Brock, siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Da dove venite, signori? Lasciatemi indovinare, Alfheim? Come lo sai? Riconoscerei quell'odore da lontano. Ci ho passato un bel po' di tempo. Ma non mi è permesso tornarci per via di quel incidente. Che è successo? Beh, non credo che a tuo padre piacerebbe che te ne parlassi per via di tutte quante le bestemmie, le ruberie e le scopate. Cosa? Non mi giudicare. Sei tu che puzzi di elfo. Hai risvegliato i miei ricordi. Su, vai! I miei metalli non si martellano certo da soli! Brock, cosa sai del serpente nel lago? So che è troppo grosso. No, oh, va bene. Cosa avete trovato in giro? Che vorresti, tappeto? Thank you.
qualcos'altro per te? Questo eviterà che ti facciano pezzi. Che ti do, piccoletto? E per il piccolo? Che altro? Non restate per qualche perla di saggezza? Ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo, dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta.